Mario, potremmo Sì? forse anche Sì, cominciare, tanto cominciamo. qualcuno, Sì, dai, ecco. io mi Allora, chiudo. Cominci tu. vuoi introdurre tu, insomma, oppure comincio io, come ci eravamo detti un po' nel Cominci gioco tu e delle poi comincia parti. tu. Ecco, Sì, va bene. allora, oggi idealmente il discorso si lega un po' con questa, è una sorta di seconda parte del dittico che ieri diciamo, è cominciata con il Harris, con la figura di Aldo Manuzio che rappresenta l'approdo, come dire, dell'invenzione tipografica per eccellenza, quindi del libro lì parlato sotto altra forma. Invece oggi Gian Maria ed io vorremmo addentrarci in questo territorio che è quello del tema carissimo, poi la modernità, del dialogo con i libri come fossero persone vive. Vorrei ricordare questo libro molto bello di Lina Bolzoni, che si intitola appunto Una meravigliosa solitudine, che ha come al centro questo tema del dialogo con il libro come amico. E credo che dietro a questo titolo molto suggestivo di Lina Bolzoni ci fosse proprio una frase di Petrarca su cui torneremo, che è la solitudo iucondissima, cioè la piacevolissima solitudo, che è appunto quella in realtà molto affollata dell'unione, del dialogo con i libri. Vorrei condividere con voi lo schermo per illustrarvi e mostrarvi qualcosa, appunto, e accompagnarvi in questo percorso, facendovi anche vedere alcune testimonianze di tipo documentario, di tipo testuale, letterario, e prenderemo avvio da Dante, perché nell'anno dantesco, ecco, salutiamo anche il professor Tega, il presidente dell'Accademia, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Non la sentiamo però. Grazie, sono un ascoltatore attento come ieri. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie. Allora, condivido lo schermo e appunto cerco il mio PowerPoint. Prima appunto l'ho trovato senza difficoltà, spero di fare altrettanto. Ho fatto prima la prova, naturalmente funzionava tutto. Ecco, adesso si vede? Sì, Ecco, vediamo. perfetto, benissimo. Allora, andiamo alla presentazione. Ecco, non possiamo non cominciare con Dante. Noi dei libri di Dante, come sapete, non sappiamo nulla se non per quello che possiamo ricostruire virtualmente della sua biblioteca, così come non abbiamo una riga autografa che possiamo ricondurre alla mano di Dante, e da qui la difficoltà di stabilire dei testi critici della Commedia e delle altre opere di Dante in assenza di autografi, così non abbiamo un libro materialmente riconducibile alla biblioteca di Dante. Mi piace cominciare questo percorso con questo quadro famosissimo di Signorelli, che ci mostra un Dante lettore, quindi una ricostruzione appunto di un'immagine di un umanista che è attento alla lettura dei testi, secondo una ricostruzione che molto deve ai biografi, ai primi biografi di Dante, primo fra tutti appunto il Boccaccio del Trattatello in laude di Dante. Dante appunto era un lettore che potremmo dire aveva diciamo, poca solitudine, diciamo, non era certo, diciamo, la vita di Dante, una vita che si prestava al raccoglimento in un luogo solitario. Questo lo dicono in qualche modo i biografi, come appunto Boccaccio stesso. Voglio ricordare anche qui un bellissimo romanzo di Marco Sant'Agata, Come donna innamorata, in cui immagina Dante nella confusione nella cucina della sua casa, no? Con Gemma Donati che in qualche modo lo incalza mentre lui tenta vanamente di dedicarsi alla scrittura delle sue opere. Quindi immaginiamo un lettore con poca solitudine, gli studi, appunto, scusate che devo cercare di spostare, dice Boccaccio, gli studi generalmente sogliono solitudine, rimozione di sollecitudine, tranquillità d'animo, desiderare.
e massimamente gli speculativi, cioè quegli studi filosofici a cui Dante si dà, come sapete, soprattutto dopo la morte di Beatrice, con il riferimento soprattutto al Convivio e alle opere filosofiche, ai quali il nostro Dante, siccome mostrato è, come mostrato è, si diede tutto, in luogo della quale rimozione quiete, cioè al posto di questa necessaria solitudine quiete, quasi dallo inizio della sua vita in fino all'ultimo della morte, Dante ebbe fierissima e importabile passione d'amore, moglie, cura familiare e pubblica, esilio e povertà, cioè tutte, diciamo, forze che impediscono la concentrazione, quindi la passione amorosa per Beatrice, le cure da dedicare a Gemma Donati, le preoccupazioni familiari e pubbliche, l'esilio e la povertà, quindi tutte cose che distolgono da quella solitudo iucundissima che invece sarà propria di Petrarca. Le altre, tralasciando più particolari noie, le quali necessità queste si traggono dietro. Ecco, nonostante questa, diciamo, queste noie continue che lo distolgono dalla lettura, Boccaccio ci rappresenta Dante come l'intellettuale capace di concentrarsi anche nella bottega dello speziale, cioè di un uomo, diciamo, con una capacità speculativa di concentrazione, per cui si astraeva da quello che intorno gli accadeva per dedicarsi del tutto alla lettura. Eppure qualcosa di quello che è stato il canone delle letture dantesche, oltre alla presenza naturalmente delle citazioni implicite, esplicite che nella commedia e nelle altre opere di Dante noi troviamo, lo si può desumere qua e là da alcuni passi delle sue opere. Per esempio dal 25esimo della Vita Nova, che poi viene ripreso nell'Inferno, nel quarto dell'Inferno, noi vediamo una sorta, diciamo, già di canone di poeti, no? L'Orazio dell'Ars Poetica. Naturalmente di Virgilio, su cui si imparava, lo ricordiamo, nel Medioevo il latino attraverso la rota, appunto, dei tre stili delle opere di Virgilio. Lucano, la Farsalia, quest'altra opera straordinariamente importante per la biblioteca medievale, l'Ovidio delle Metamorfosi soprattutto, e poi Omero, che naturalmente Dante conosce per tradizione indiretta. Ricordiamoci della bella scuola di Omero nella Commedia. Oltre al 25esimo della Vita Nova, un altro passo importante per desumere il canone della biblioteca dantesca si trova nel secondo del De Vulgari Eloquentia, dove c'è un passo interessantissimo in cui Dante esorta i poeti moderni volgari ad avere come modello non solo i poeti latini regolari, quindi Virgilio, tanto per intenderci, di stile alto, Virgilio, Ovidio, Stazio, Lucano, ma di leggere e imparare anche gli storici e i prosatori. Quindi a un poeta non servono solo i poeti, servono anche gli storici e anche gli scrittori enciclopedici, naturalisti, come appunto Plinio, Tito Livio, Plinio, Frontino, Orosio. Questo è interessante perché ai poeti serve anche leggere gli storici, non servono solo i poeti, servono anche gli storici, perché la poesia deve avere un fondamento di verità, deve, diciamo, avere quella verisimiglianza che dà legittimità e dignità alla parola letteraria. Cambia completamente il panorama, sono passati in realtà, lo ricordo sempre, appena decenni, Petrarca bambino vede Dante, perché Dante era esule esattamente come Ser Petrarco, come suo padre, esule guelfo bianco come suo padre, quindi pensiamo a queste generazioni in realtà molto vicine, eppure cambia completamente lo scenario. Come sappiamo, con Petrarca irrompe nella scena della tradizione letteraria non solo l'autografia, è il primo scrittore della tradizione letteraria e della letteratura italiana di cui noi abbiamo un autografo. Gli autografi che si conservano non solo per il Canzoniere, ma per il Bucolico di Carmen, per altri testi, quindi l'autografia dell'opera che garantisce, come dire, l'attendibilità del testo letterario. E poi abbiamo per la prima volta l'autografo di un nucleo della biblioteca, cioè è il primo autore che ci lascia di propria mano
lo schema della sua biblioteca. È quello che vedete nell'immagine che vi ho proposto, purtroppo non è chiarissima, è un codice che si trova alla Biblioteca Nazionale di Parigi, il Parigino Latino 2201, è in realtà un insieme di elenchi. I paleografi che si sono occupati di questa carta hanno visto dall'analisi degli inchiostri e dalla modalità compositiva della mise en page, cioè del modo in cui mette sulla pagina il testo Petrarca, la presenza di tre momenti diversi, di tre elenchi di libri. E sono elenchi di libri che Petrarca redige, è il primo nucleo, quindi in un'età giovanile, siamo negli anni 30 del 1300, quindi appena arrivato a Valchiusa, appena comprato quello che Rico chiama il cottage di Valchiusa, si è ritirato in questa solitudo iucondissima in cui appunto riesce a dialogare con i suoi libri, come vedremo, insegue il pensiero dell'amata, di Laura, che si presenta, diciamo, dominante e ossessivo alla mente del poeta, e comincia a redigere anche gli elenchi di questa biblioteca, che qui, come ripeto, ha una sua prima fisionomia, un suo primo nucleo, sarà un nucleo destinato ad ampliarsi di molto nei decenni successivi, che sono, come dire, è un nucleo della biblioteca sostanzialmente diviso per generi, gli storici, i poeti, gli scrittori di cose morali, cominciano a caso con i morali di Aristotele e poi ovviamente dà ad alcuni autori una centralità particolare. Oltre ai generi letterari, ci sono anche autori che vengono classificati singolarmente. Questo è interessante, no? Da una parte ci sono i generi, poesia, la storiografia, diciamo gli scrittori morali, ma dall'altro ci sono autores, in particolare Cicerone e Seneca, che meritano una, diciamo così, un posto a parte, come se fosse in un piedistallo a sé stante. Qui ovviamente non abbiamo il tempo adesso di addentrarci, è interessantissimo analizzare la fisionomia di questo elenco della prima biblioteca di Valchiusa, dove tra l'altro si trovano anche diciamo, opere che vengono attribuite per esempio a Seneca, questo De Remedis Fortuitorum, cioè un'opera attribuita a Seneca ma che di Seneca non era, che ha una fortuna straordinaria nel Medioevo. Serve proprio agli uomini del Medioevo come vademecum stoico e cristiano a un tempo, lo leggeva anche Dante per esempio questo De Remedis Fortuitorum, come ci si comporta, quali sono i rimedi da tenere di fronte alla sorte, alla fortuna positiva o negativa, no? E questa è un'opera che appunto si è persa nella modernità, ha preso altre forme. Petrarca scrive il De Remedis Utriusque Fortune proprio su questo modello dell'opera pseudo-senecana, ma che aveva nel Medioevo, ripeto, a cominciare da Dante, una straordinaria fortuna. Quindi, come vediamo, siamo dentro già al primo nucleo di una biblioteca, e questo redigere di propria mano gli elenchi di una biblioteca, della propria biblioteca, nella Vallis Clausa, nel luogo appartato di Valchiusa, è la prima testimonianza appunto di una consapevolezza di sé come letterato e come appunto letterato di professione, potremmo dire, che fino a questo momento non esisteva. Petrarca ci lascia numerose testimonianze del suo modo di leggere. Anche questo è un aspetto molto interessante del discorso. Scusate, faccio una sorta di come dire, balzo in avanti, poi torniamo ai testi che vi ho fatto scorrere prima. Anche questo ci racconta Petrarca, è cosa che noi non sappiamo di Dante. Ci dà testimonianze importantissime di come leggeva i testi. Sostanzialmente in due modi. Voi sapete che ci sono ovviamente delle interessantissime storie delle letture, pensate ai volumi di Chartier, di Guglielmo Cavallo, su come si leggeva nei secoli, come cambia il modo di leggere. Pensiamo come cambia anche oggi il modo di leggere a partire dal supporto materiale, no, in cui il testo si propone. Fondamentalmente sono due le modalità in cui Petrarca legge, e in parte legge anche l'uomo del Medioevo.
ma vedremo subito che lui inserisce un elemento di straordinaria innovazione in quelle che erano le tecniche di lettura del suo tempo, e nello stesso tempo, scusate il bisticcio, in questa innovazione si nasconde proprio una vera rivoluzione culturale. Una è la ruminatio e l'altra è la lettura in silenzio. Che cos'è la ruminatio? Ce lo dice, ce lo racconta in vari punti delle sue lettere, delle sue lettere familiari. In particolare c'è una lettera familiare importante, perché è rivolta all'altro interlocutore straordinario che è Giovanni Boccaccio. Boccaccio conosce Petrarca di persona dopo averlo conosciuto di fama solo nel 1350. Prima, diciamo, Boccaccio conosceva le opere di Petrarca, ma si incontrano per la prima volta nel 1350, quando Petrarca è in viaggio verso Roma per il Giubileo e si ferma a Firenze per incontrare appunto i suoi fans, diciamo così, fiorentini, tra cui Boccaccio era il più, diciamo così, animato. E da quel momento in poi saranno vari momenti, diciamo, gli episodi di incontro, anche di soggiorno prolungato di Boccaccio nelle varie dimore di Petrarca. Questa lettera, che è la seconda lettera del 22° libro delle familiari, è datata 1359, secondo una data ricostruita congetturalmente, la parentesi quadra vuol dire questo, la data non c'è ma la ricostruzione è congetturale, dal contenuto del testo. E questa lettera ha come tema, come argomento, tutte le lettere di Petrarca hanno un tema, sono come una sorta di trattatello, non pensiamo a una lettera di comunicazione spicciola e immediata come quella, come l'uso dei messaggi che noi oggi facciamo, sono veri e propri trattatelli legati a un elemento, diciamo, che partono da un elemento contingente, da un elemento occasionale, ma poi, come dire, si ampliano e diventano una dissertazione su problemi universali che vanno al di là della situazione specifica. In particolare, la situazione da cui nasce questa lettera, che è molto interessante, è questa. Boccaccio era stato ospite di Petrarca a Milano. Aveva letto nel suo, diciamo, è portato via dalla scrivania di Petrarca un esemplare di una sua opera latina, il Bucolico in Carmen di Petrarca. Quando l'amico è già partito ed è già lontano col manoscritto che Petrarca gli ha concesso di portare via, Petrarca si accorge che nell'opera che Boccaccio ha portato via, nell'esemplare manoscritto che ha portato via, ci sono dei versi suoi, quindi che lui stesso di sua mano ha composto, che non lo convincono, che non gli piacciono. Perché non gli piacciono? Perché hanno delle citazioni troppo esplicite, allusioni troppo scoperte ad altri poeti, ad altri scrittori. E qui viene fuori un elemento importantissimo del dialogo con gli antichi, dove questo dialogo con i testi diventa un corpo a corpo col testo, una sorta di assimilazione profonda del testo che si legge. E quindi da questa, diciamo, da questa consapevolezza che la citazione è troppo scoperta, che il saccheggio è troppo evidente, quindi c'è necessità di tornare su questo testo e di rendere, diciamo, più originale la propria scrittura, nasce l'argomento di questa lettera, che è proprio l'imitazione. E però questo offre a Petrarca il modo di riflettere sul motivo per cui questa, diciamo, allusione troppo scoperta agli autori che lui ha letto gli è scappata di mano, non è riuscito a controllare. Ed è quello che Harold Bloom chiamerebbe l'angoscia dell'influenza, no? Quando gli autori che abbiamo letto, appunto, elaborato e sono diventati nostri, fanno parte della nostra stessa voce, quindi non riusciamo più a distinguere la nostra voce dalla loro. E qui dice proprio Petrarca: io ho letto una volta sola Ennio, Plauto, Felice Capella, Puleio, certi autori, diciamo, che non mi hanno entusiasmato, non mi hanno convinto, li ho letti una volta sola e in fretta, in essi soffermandomi come in un territorio altrui, cioè non sentendo un'intima adesione a questi testi. Così scorrendo, molte cose vidi,
poche notai e pochissime ritenni. Ho letto Virgilio, Orazio, Boezio, Cicerone, non una volta ma mille, né li ho scorsi, ma meditati e studiati con gran cura, li divorai la mattina per digerirli la sera, li inghiottì da giovane per ruminarli da vecchio. Ed essi entrarono in me con tanta familiarità che se anche in avvenire più non li leggessi, resterebbero in me, avendo gettato le radici nella parte più intima dell'anima mia. Ma talvolta io dimentico l'autore, perché il lungo uso e il continuo possesso, quasi per prescrizione, essi sono divenuti miei come miei, e da così gran turba circondato, io non ricordo più di chi sono e se sono miei o da altri. Vedete, è modernissimo questo modo di raccontare come avviene questa influenza ingombrante che non permette più di distinguere, diciamo, la propria parola da quella degli autori che si sono lungamente letti ed elaborati. Ecco, usa questo termine ruminare. Ma se noi guardiamo il termine ruminare, dobbiamo anche pensare al termine tecnico che nel Medioevo si usava per la lettura. La ruminatio era la lettura a bassa voce, ma attenzione, dei testi sacri, non dei testi, diciamo, pagani. Ecco dov'è la rivoluzione culturale di Petrarca. La ruminatio, cioè il leggere a bassa voce un testo per assimilarlo, per ricordarlo nel profondo, lui non la applica ai testi sacri, la applica ai testi pagani. E in questo verbo, quindi, nell'uso che lui fa di questo verbo, si racchiude una grande rivoluzione culturale che lui consegna agli umanisti della generazione successiva e poi alla modernità. La lettura in silenzio, invece, è riservata ai testi sacri. Questo lo si capisce molto bene da una lettera che lui scrive al fratello Gherardo, il fratello bravo, diciamo, in un certo senso, quello che per lui è il modello, quello che lui avrebbe voluto essere, quello che riesce a fare la vita ascetica a cui Petrarca tende, ma che non riesce a fare, no? E da questa lettera, che è una lettera del 17° libro delle Familiari, la prima, noi sappiamo che Gherardo, entrato in convento, aveva poi redatto un'opera religiosa che aveva mandato al fratello, a Francesco, per mostrargli come questo periodo, appunto, di così solitudine ascetica lo avesse anche fortificato nella scrittura, no? Sia nella lettura, nella sua formazione, che nella scrittura. Dice infatti in questo passo della lettera, della prima del 17° libro, dalle mani di un religioso io ricevei il tuo anche più religioso libretto, lo aprii per leggerlo il giorno dopo, poiché era ormai sera, ma esso mi ammaliò, come dice Seneca, e non lo posai se non quando tutto silenziosamente, vedete, in silenzio, l'ebbi letto. Così, rimandata la notte la cura del corpo, Petrarca pospone sempre la cura del corpo, almeno del cibo e del sonno, no? Per l'altro versante invece sa bene di avere più debolezze, l'anima frattanto splendidamente cenò, splendidamente cena l'animo, e si riebbe cibandosi di esso. Ora, vedete, questa è già un'acquisizione estremamente importante. Noi sappiamo per la prima volta come leggeva un autore, e questa, diciamo, solitudo che si crea nel ritiro di Valchiusa è indicata anche in una carta di un manoscritto. Questo è un manoscritto famosissimo per tutti gli studiosi del Petrarca, il Parigino Latino 6082, che contiene la Naturalis Historia di Plinio. Qui vi spiego un po' l'origine di questo disegno e anche di questa bellissima nota. Vedete questa transalpina solitudo meglio fundissima, cioè il mio piacevolissimo ritiro transalpino, Valchiusa, il luogo in cui in pace, lontano dal rumore, dalla confusione di Avignone, dalla Babele corrotta di Avignone, mi ritiro a dialogare con i miei libri, la mia solitudo transalpina, iocondissima, piacevolissima.
Perché nasce qui? La domanda potrebbe essere legittima. Nasce qui questa nota di Petrarca, proprio in questo punto del testo di Plinio, e che cos'è questo disegno altrettanto famoso quanto la nota che viene tratteggiato in questa carta del manoscritto? È molto semplice. Il copista del manoscritto ha commesso un errore nel testo parlando delle fonti del fiume Sorga. Sapete che la Sorga è il fiume di Valchiusa, quindi il fiume dello scenario di chiare fresche e dolci acque, dell'ambientazione dell'Epifania dell'Amata, quindi il fiume del cuore per il paesaggio di Petrarca. Ora, ovviamente, questo errore che il copista ha compiuto, qui ha scritto appunto invece di Fons Sorge, aveva scritto Fons Orge, Petrarca corregge, immaginatevi un Petrarca inorridito che vede proprio un errore a proposito del suo luogo del cuore, delle fonti del fiume Sorga, quindi corregge a margine e scrive Sorge Fons, cioè le fonti del Sorga. Ma ecco che dalla correzione che nasce dalla sua mano sgorga anche il ricordo di Valchiusa, di questo luogo del cuore, ed ecco che scrive qui in questa nota, in una notularis bellissima, nella grafia, nella sua, grafia più bella, diciamo successiva agli anni 50, la mia piacevolissima, il mio piacevolissimo ritiro transalpino. Chi ha fatto il disegno che voi vedete in questo in questa carta? Ormai riduco per motivi di tempo tutta la discussione, che è lunghissima, tra filologi, paleografi, storici dell'arte, tutti ugualmente impegnati nell'interpretazione e nell'attribuzione del disegno. Ormai è cosa acquisita e certa che a tratteggiare questo disegno del ritiro piacevolissimo di Valchiusa sia stata la mano di Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio, che quindi la nota è di Petrarca e il disegno invece è di Boccaccio, che come vedremo è un lettore illustratore, reagisce al testo non tanto annotando, non tanto postillando con annotazioni marginali, ma disegnando, è un illustratore nato. E in questo caso il disegno che Boccaccio tratteggia sulla carta del Plinio è un disegno tutto simbolico, allusivo proprio al Petrarca. Quello che vediamo qui è un airone cinerino che secondo i bestiari medievali, il Physiologus per esempio, è un volatile che ha certe caratteristiche peculiari. L'airone cinerino è un volatile prudentissimus, cioè estremamente saggio, così come saggio il maestro e amico Petrarca. Poi teme le tempeste, altra caratteristica petrarchesca. Spessissimo Petrarca insiste nelle sue lettere su questa sua paura delle tempeste, dei viaggi, diciamo, tempestosi. Tempeste da interpretare in senso letterale e in senso metaforico, naturalmente, le tempeste dell'animo, i turbamenti dell'animo, la doppia, diciamo, valenza di questa parola. E poi il pesce che ha in bocca indica con chiara evidenza la propensione di Petrarca. Voglio ricordare questo bellissimo libro di Piero Camporesi che si trova nelle sue raccolte di saggi Le vie del latte, il Petrarca padano, no? L'avversione di Petrarca per l'eccesso nel cibi, quindi la predilezione per una dieta a base di pesce e di verdure, no? Quindi qui evidentemente Boccaccio fotografa in un certo senso una predilezione, diciamo, dietetica di Petrarca. E poi questo percorso che vedete porta verso un luogo, un santuario, attraverso, diciamo, una salita molto, molto scoscesa, molto, diciamo, difficile e ardua, indica la difficoltà dell'itinerarium mentis in Deum, cioè di quella ricerca ascetica che contrappunta tutta l'opera petrarchesca. Pensate solo al Canzoniere, ma direi che è, diciamo, è la cifra costante, la tensione verso un ascetismo
completo che non si risolve mai, si risolve in una dilemmatica dicotomia, no? tra spirito e carne, no? Senza che si superi mai del tutto. Ecco, questa è la propensione, la tensione verso questa, diciamo, ascetismo e questa unicità della trascendenza che Petrarca difficilmente riesce a raggiungere. Dobbiamo sempre pensare che Petrarca è un chierico, questo appunto è un elemento che spesso rimane sullo sfondo, no? Questa dimensione del Petrarca penitenziale, chierico, che diciamo giustifica in qualche modo anche l'ossessione per questa, diciamo, volontà di affidamento a Dio. E ci racconta Petrarca che cosa succedeva e come si svolgeva questo dialogo con i libri, no? Ci sono tante lettere, adesso io qui ho scelto forse la lettera più significativa, una lettera in versi, una lunghissima epistola in versi, un'epistola metrica che qui vi propongo in traduzione naturalmente, in cui dobbiamo avere in mente sullo sfondo quell'elenco della biblioteca di Valchiusa, sono gli stessi anni, la metrica 1-6 si colloca negli stessi, era Giacomo Colonna, si colloca negli stessi anni del primo nucleo della biblioteca di Valchiusa. E Petrarca qui ci parla, no, dei suoi, diciamo così, vicini di casa, che sono gli uomini rozzi, dove per rozzi si intende, la traduzione non rende appieno la ricchezza del latino petrarchesco che è straordinaria, sono gli uomini che amano il lusso di Avignone, la corruzione della corte pontificia, no? E dice Petrarca, questi uomini rozzi si meravigliano che io osi disprezzare le delizie che essi considerano beni supremi e non comprendono né la mia felicità né quel piacere che mi danno altri amici segreti. I libri sono amici segreti, sono comites latentes, dice il latino, che da tutte le parti del mondo ogni età mi invia. Gli amici illustri per lingua, ingegno, guerre, facondie. Amici non difficili, che si contentano di un angolo della mia modesta casa, che nessuna mia domanda rifiutano, che premurosi mi assistono e non mai mi danno fastidio, che se ne vanno a un mio cenno, basta chiudere il libro, e richiamati ritornano, basta aprire. Ora questi, ora quelli io interrogo. Attenzione adesso all'uso dei verbi, che non è un uso casuale, ho avuto modo di soffermarmi sull'uso di questi termini, di questi verbi nel latino di Petrarca, nelle mie lettere dell'inquietudine, ho visto con piacere che Lina Bolzoni ha ripreso la mia analisi in quel libro di Einaudi che prima vi citavo, La meravigliosa solitudine, perché sono libri, sono termini diciamo sistematici e programmatici. Cosa fanno questi libri? Mi rispondono. Quali sono i libri che rispondono? Rispondono ai quesiti fondamentali dell'uomo, i libri di filosofia, i libri di teologia. E per me cantano, canunt, dice Petrarca. Quali sono i libri che cantano? Sono i libri, appunto, che cantano le imprese degli uomini, dei grandi uomini, l'Eneide, per esempio, o i poemi omerici, oppure le imprese degli dèi, la teogonia, per esempio. E parlano, sulla dimensione del parlare, dell'oqui, invece del parlare semplicemente, si colloca la parabola dell'uomo. Sono sicura che Petrarca avrebbe messo qui, nella parola, nel parlare, il suo canzoniere, il racconto dell'uomo, della sua esistenza orizzontale, diciamo così. E chi mi svela i segreti della natura? I libri di filosofia naturale, Seneca, non ancora il Plinio della Naturalis Questione, della Naturalis Historia che arriva dopo. Chi mi dà ottimi consigli per la vita e per la morte, i libri di filosofia morale, i libri degli stoici. Chi narra le sue e le altrui chiare imprese, i libri degli storiografi, o di chi ha narrato le proprie imprese, come appunto Cesare o Augusto, o chi ha, diciamo, narrato le imprese di altri, richiamandomi alla mente le antiche età e vecchi con festose parole allontana da me la tristezza e scherzando riconduce il riso sulle mie labbra. Per ultimi, vedete in questo canone
del Petrarca ci sono i comici, i poeti comici e satirici, non ci si poteva aspettare diversamente nel canone di un uomo del Medioevo. È interessante perché questa lettera metrica 1-6 sarà di modello agli umanisti successivi, la conosce benissimo il Machiavelli della lettera al Vettori, la conosce prima di Machiavelli Leon Battista Alberti nel Theogenius, ma è chiaro che i poeti comici e satirici assurgono al primo posto, per esempio, in Alberti, perché cambia completamente, come dire, anche la visione del mondo e il ruolo che il comico è come, diciamo così, interpretazione della teatralità della vita assume nell'ottica degli umanisti. Ma questa è una rivoluzione che comincerà con Alberti, in un certo senso. Ecco, ancora per Petrarca ruminare vuol dire anche reagire. Vuol dire reagire, vuol dire, diciamo in questo caso, essere lettore responsabile, cioè dove responsabile vuol dire rispondere, cioè rispondere al testo in qualche modo. E come si reagisce rispondendo al testo? Si risponde al testo postillando, annotando, mettendo manicule, le famose manine con l'indice puntato che fanno capire l'attenzione del lettore a una parte del testo, le manicule, le N che stanno per nota, dietro cui appunto traspare c'è un'altra lettera che appunto riprende il termine ruminare, la familiare prima del 24° libro, associandola alla reazione postillatoria, cioè si rumina e si risponde al testo attraverso il segno fisico della nota, della manicola, della graffa, come facciamo ancora noi oggi, no? Leggendo un testo, adesso forse da lettori digitali diciamo facciamo più fatica a vedere nella mano un'appendice, come dire, fisica di questa reazione, ma insomma l'idea ancora oggi è quella di rispondere al testo annotando e postillando al margine il libro. Ecco, e qui in questa lettera bellissima a Philippe de Cabassol c'è proprio questa idea del ruminare, del leggere e del rispondere al testo attraverso queste note, queste graffe, queste postille. È come se il tratto della penna che si ferma sulla carta creasse una sospensione del fluire inesorabile del tempo, creando una specie di microcosmo in cui non c'è tempo, senza crono. E in questo tempo, in questo spazio, in questo tempo sospeso, continuano a parlare in eterno le voci degli antichi. Ecco, qui vi ho fatto vedere, vi voglio mostrare qualche esempio di manicula, cioè come prende forma, come si sostanzia questa lettura responsabile di Petrarca che risponde al testo con manicule, con annotazioni, con, vedete, questi sono esempi di manicule petrarchesche, di annotazioni a margine, più o meno articolate, vedete questa molto bella con un polsino che ha un uccellino addirittura sulla mano, oppure quest'altro polsino che si amplia per contenere una postilla, un'annotazione, e le cosiddette graffe a fiorellino, queste graffe con tre puntini e la linea che sono appunto chiamate nel gergo già da Petrucci, quella definizione già di Armando Petrucci, del grande paleografo, il più grande studioso della grafia. Non ti sentiamo più, Loredana. Oddio. Aspettate un attimo, non so cosa sia successo. Non mi sentite? No, ma noi... Sì, sentiamo. Non mi sentite? Gianmario, sei tu che non mi senti, perché mi dicono che si sente in realtà. Sì, si sente. Dicevo che questa graffa a fiorellino, no, è una delle tante forme di attenzione accanto alle manicule più o meno elaborate, più o meno eleganti, che Petrarca, diciamo, appone a margine della propria lettura. Naturalmente un esercizio straordinariamente interessante per i filologi, per i critici, per diciamo, gli storici della letteratura, è quello poi di seguire il percorso tra
queste note di lettura per il Petrarca lettore che annota una determinata parte di un testo e poi l'elaborazione creativa, cioè dove vanno a finire questi echi delle letture petrarchesche nell'opera creativa di Petrarca. E questo, come dire, è forse il percorso più affascinante e misterioso in qualche modo che ci porta dalla biblioteca dell'autore, dalle letture dei testi al momento poi dell'elaborazione originale delle sue opere. Ecco, un caso diverso, lo accennavo già da prima, è quello di Boccaccio. Se Petrarca è uno straordinario postillatore, annotatore, Boccaccio ama, ne abbiamo visto un'anticipazione prima, esprimere l'attenzione per i testi che sta leggendo o copiando. Boccaccio è anche uno straordinario copista, no? Noi abbiamo ben 17 manoscritti che ci sono rimasti di mano di Boccaccio, di opere proprie o di classici, altrui, a cominciare da Dante, no? Dagli tre esemplari delle opere dantesche, ma anche altre opere di autori, anche di autori che a Petrarca piacevano meno. Vi ricordate quell'Apuleio che per Petrarca era secondario, che lui aveva letto una volta sola? Ecco, il grande narratore Apuleio sarà invece centrale nell'attenzione del Boccaccio. Ci rimangono ben due Apulei della biblioteca di Boccaccio. Ma Boccaccio, diciamo così, esercita la sua, diciamo, funzione di lettore più che altro la sua risposta ai testi che sta leggendo attraverso l'illustrazione. Sono pochissime in realtà le note di Boccaccio sui testi. Ci sono, ma predilige in un certo senso il commento figurativo, potremmo dire. Qui vi ho posto tre esempi. In alto a sinistra vedete questo è un manoscritto che si trova a Parigi e che contiene le opere di Claudiano, ma è un manoscritto appartenuto al Petrarca, quindi lui disegna, come nel caso del Plinio che abbiamo visto prima, non solo sui suoi manoscritti, ma anche sui manoscritti che Petrarca gli fa leggere. E questo è il caso appunto di questa immagine in alto a sinistra, dove Boccaccio tratteggia questa immagine di poeta laureato e disegna questa bellissima manicola. Vedete che il tratto del Boccaccio illustratore è molto più raffinato di quello di Petrarca. Boccaccio ha una vocazione straordinaria per il disegno. E qui appunta con una manicola, con questo indice molto affusolato, la propria attenzione su un passo particolare dell'opera di Claudiano. È molto interessante, sarebbe interessante dire anche quale, ma questo ci porterebbe un po' lontano. E l'aspetto interessante però è che ancora una volta è un commento iconografico, è il poeta laureato e l'indice per diciamo così evidenziare questa parte del testo. Stessa cosa. Quindi nel primo caso abbiamo visto è un manoscritto parigino appartenuto al Petrarca e qui disegna e commenta attraverso la manicola su un manoscritto che non è suo ma è dell'amico. Nel secondo caso, che è quello a fianco, invece il manoscritto è suo, cioè è completamente autografo di Boccaccio ed è un Marziale, è il testo di Marziale completamente autografo di Boccaccio, e qui vedete in modo analogo tratteggia una figura di poeta laureato, in particolare soffermandosi sul problema dell'esistenza dei due Seneca, che era un problema molto diffuso e discusso sulla esistenza o meno nel mondo antico di due Seneca, che lui desume proprio leggendo Marziale. Lo dice a Petrarca: guarda che esistono due Seneca. Petrarca non gli crede tanto, no? Questo si capisce bene da una lettera nel 24esimo delle Familiari, eppure aveva visto giusto Boccaccio in questo caso. E ultimo, diciamo, commento iconografico straordinario, visto che poi è l'anno dantesco, è questo disegno sempre di mano di Boccaccio, quello che vedete in basso, che è emerso abbastanza di recente dal Codice di Toledo, cioè un manoscritto che si trova nella Biblioteca Capitolare di Toledo, nell'Archivio Capitolare di Toledo,
che è uno dei tre esemplari della commedia di Dante redatti dalla mano di Boccaccio, cioè un autografo di Boccaccio che appunto copia le opere di Dante. Qui Boccaccio tratteggia questo poeta sovrano, che è Omero, poeta sovrano. Alcuni studiosi vedono in questo ritratto, Lucia Battaglia Ricci, Marco Sant'Agata, un autoritratto di Boccaccio. Diciamo, questa è stata una delle interpretazioni, diciamo così, accettate negli ultimi studi di Lucia Battaglia Ricci e di Marco Sant'Agata. Ma diciamo l'elemento comune, come vedete, è quello dell'illustrazione, del reagire al testo attraverso l'illustrazione. Vi faccio vedere un ultimo esempio di Boccaccio, perché questo è un codice particolarmente interessante per farvi capire come Boccaccio disegni con le parole, non solo disegna coi tratti iconografici, ma crea proprio immagini attraverso le parole, postilla disegnando o disegna postillando, in un certo senso. Questo è il Persio di Boccaccio, un manoscritto che si trova in Laurenziana. È inutile, lo vedete da soli, dire quanto affidi alla forza iconografica della postilla. E finisco per poi lasciare a Gianmario la seconda parte di questo dialogo, con questo quadro di Chardin che si trova al Louvre, che è un quadro che ha analizzato George Steiner in un bellissimo saggio che si intitola Una lettura ben fatta. Steiner analizza questo quadro in cui io vedo, diciamo in modo capillare articolato, tutti gli elementi del lettore umanista, come Petrarca diciamo si presenta e poi come consegna, diciamo così, questa sua eredità alle generazioni degli umanisti successivi. Perché credo che questo quadro di Chardin, analizzato da Steiner, sia proprio l'immagine del modo di leggere responsabile degli umanisti? Perché ci sono tutti gli elementi che, diciamo, si trovano a partire da Petrarca nel rapporto, nel dialogo con i libri come cose vive. Questo, diciamo, lettore, che in realtà è un filosofo che legge, incontra il libro, dice Steiner, non in negligé, è all'interno del suo studio, è in casa sua, ma non incontra, diciamo, in abiti dimessi il libro, lo incontra invece in abiti curiali, in panni curiali, è vestito in modo elegante, come se dovesse accogliere un ospite, come vedete dagli abiti. Da una finestra, la riproduzione non è, è pessima, ma se andate a vedere il quadro in una riproduzione migliore, vi accorgerete che entra una luce da una finestra che illumina allo stesso tempo il volto del filosofo che legge e il libro. Come dire che c'è una sorta di doppia luce: il filosofo illumina il senso del libro e il libro però viene illuminato, il filosofo, scusate, viene illuminato dallo stesso libro. C'è una sorta di portarsi alla vita e portare la luce in modo reciproco. Noi veniamo illuminati costantemente da quello che leggiamo. Accanto al filosofo ci sono, vedete, questi due elementi che sono da un lato il calamus, cioè la penna con cui il lettore responsabile reagisce al testo, e pensiamo alle note petrarchesche, ai segni di lettura, ma ci sono tanti modi di reagire al testo, no? Paola Italia, che si è occupata del Manzoni lettore, ha visto addirittura come Manzoni evidenziasse quello che leggeva attraverso l'unghia, quindi bisogna a volte vedere in controluce questa presenza dell'unghia manzoniana a margine del libro. Ognuno ha il suo modo appunto di reagire alla lettura. In questo caso era il calamus della penna che solca l'immagine del libro, come appunto espressione fisica, materiale di questa lettura responsabile. E vicino c'è poi una clessidra che segna un tempo doppio. È il tempo, diciamo, finito della lettura,
Ed è al tempo stesso il tempo eterno del libro, ma non può esistere la vita del libro se non esiste il tempo limitato fisicamente del lettore che lo riporta in vita. E direi che questa immagine può condurci tranquillamente in quella corte degli antichi di cui parla Machiavelli nella lettera al Vettore. Vi ringrazio e lascio a Gian Mario la parola. Grazie Loredana per questo intervento così esaustivo sugli autori fondamentali della nostra letteratura che hanno messo sul tappeto le questioni essenziali del rapporto con i libri, che è poi il rapporto col sapere, con gli autori, con i personaggi delle opere. Prima della svolta di questo epocale che è rappresentata la famosa lettera al Vettore di Machiavelli in questa direzione, volevo però fare un salto molto grande al Novecento, perché queste cose che venivano dette in particolare da Petrarca sul dialogo con i libri come amici e con gli autori come amici e con le chiose di Petrarca e con le chiose di Boccaccio ha una grande risonanza nel Novecento. Veniva richiamato Steiner che ha commentato il quadro di abbiamo visto adesso, potrei ricordare Umberto Eco, potrei ricordare Ezio Raimondi che insistevano sul fatto del libro come amico, siamo circondati di amici, la lettura è un atto di solitudine ma al tempo stesso di dialogo ed è un incontro con l'altro da me, l'altro da sé, come vogliamo dire in campo filosofico, che è una grande questione filosofica del Novecento. Basti pensare a Jean Levinas che poneva il problema dell'altro da sé. E il primo momento di incontro con l'altro può avvenire tramite il libro. Il libro è il dialogo implicito con un'altra persona che è l'autore, con i personaggi che l'autore mette sulla scena, quindi il dialogo nella sua complessità. Quindi sicuramente un tema che nel Novecento è ricchissimo e si fonda proprio su quei presupposti che già Petrarca aveva messo in luce e che poi Boccaccio userà. Per fare un esempio, poi intanto è appena uscito ieri l'ultimo numero di questo mensile, la Biblioteca di Via Senato, che raccoglie molto importante, di un articolo di circa 40 pagine, che ricostruisce tutta la biblioteca del grande scrittore russo dissidente Iosif Brodsky, che tutti voi conoscete, avete almeno sentito nominare, poeta, scrittore, dissidente, nato nel 1940, morto nel 1996, tipico di una certa dissidenza russa. Nel 1972 riesce ad andare in America, una parte della sua biblioteca rimane definitivamente in Russia, nella casa paterna, dove verrà poi donato alla fondazione di un'altra grande poetessa, Anna Akhmatova, e poi una parte dei suoi libri americani verranno destinati anch'essi a questa fondazione russa dopo la caduta del questo catalogo di libri di questo grande scrittore russo tempo è preceduto da un saggio di Lucio Coco sulla Josip Brodsky e sul suo rapporto con i libri e con la sua biblioteca. Quindi un autore del Novecento, dissidente, che parla e dialoga con i libri in una situazione di totalitarismo. Questo è un elemento importante che io dico qui non è marginale ma essenziale. Nell'epoca moderna il dialogo con i libri è un modo per parlare con un altro quando io sono soggiogato, quando sono impedito di parlare. I libri proibiti, i libri che mi arrivano di nascosto, io posso dialogare con altri mondi. Nel Novecento questo è evidentissimo, durante il fascismo, il nazismo, il totalitarismo staliniano, ma anche l'epoca post-staliniana, i dissidenti di qualunque regime hanno nei libri un'arma fondamentale, proprio per il dialogo che riescono a instaurare pur nel loro isolamento quando riescano ad avere sotto mano con altre culture. Per esempio Iosif riesce ad avere sotto mano, fin quando vive a San Pietroburgo, molti libri e antologie di poeti e scrittori americani. Cosa interessa qui? Due frasi mi interessano di Polsky in relazione a questo dialogo con i libri come amici. Una, quando lui è completamente sfiduciato, pensa che non ci sia più speranza di poter uscire dalla Russia e deve rimanere in superamento, quando dice: una preferenza istintiva ci portava a leggere piuttosto che ad agire. Questo è molto interessante, cioè l'azione resa impossibile perché il regime impediva qualunque tipo di movimento e azione politica, la lettura diventava l'unico atto politico, per usare le parole che diceva adesso Loredana, di reazione
a quello che c'è intorno. Non c'è altro che leggere, l'atto di lettura quindi non solo come un atto di dialogo con qualcuno che è diverso da me, ma anche come un atto di reazione ultima che rimane a chi non ha altri mezzi per esprimersi. Una libertà. E un'altra frase molto significativa di Brodsky è semplicemente molto breve ma molto efficace. Mario, mi dicono che si sente male, qualcuno ha scritto in chat che l'audio è pessimo. Sì, che mi sono allontanato per leggere meglio la rivista. Devi stare più vicino perché si sente male. Frase, naturalmente riprendendo Cavafis, uomo è ciò che legge e tanto più un poeta, che riprende esattamente le cose che diceva adesso di Petrarca Loredana: l'uomo è ciò che legge, tanto più un poeta deve leggere, e come ricordava Loredana, anche un poeta deve leggere le storie, per esempio, è un grande lettore, quindi prima ancora che poeti o scrittori sia lettori, ma questo non vale solo per i poeti e scrittori, vale un po' per tutti, siamo innanzitutto dei lettori. Attualmente io qui eludo il problema gigantesco che affronteremo probabilmente a settembre in altre conferenze dell'Accademia delle Scienze sul fatto che oggi ci sono nuove modalità di fruizione, che il libro tra la tradizione del libro anche inteso come metafora. Il Novecento è un secolo nel quale le parole di Petrarca si possono attagliare benissimo. Cioè, le cose che dice Petrarca valgono anche per un dissidente come Brodsky e potrebbero valere per tanti altri. Ricordo solo due memorabili libri di lezioni sulla letteratura che sono stati ultimissimi due anni. Uno, Lezioni sulla letteratura di Philip Roth, e un altro, Lezioni sulla letteratura di Nabokov, che sono straordinari dialoghi di questi scrittori con i classici che a loro erano cari, con una scelta anche molto arbitraria. Era, per esempio, il libro di Nabokov è una vera provocazione riguardo i certi testi, ma il dialogo con i libri è una tradizione anche novecentesca e anche dei nostri. Quando leggiamo certe recensioni o certe recensioni a certi libri, vediamo che pur nell'epoca dei social e del digitale, il dialogo con testi, che siano su libri, che siano su formato digitale... Stai più vicino al microfono, Gianmario. Non ci senti. È comunque uno degli elementi fondamentali del nostro sapere. Ma tutto questo, io sono arrivato al Novecento perché mi sembrava giusto fare una battuta per dimostrare l'attualità di Petrarca e anche delle chiose geniali che Boccaccio fa a Petrarca e a questo tipo particolare di intendere il rapporto amicale con i libri. Naturalmente una delle svolte in questa direzione che approfondisce e però rivoluziona certe problematiche che già Petrarca ha posto avviene con Machiavelli. Machiavelli in generale può essere interpretato, è un grande reinterprete della tradizione classica, qui ci sono anche studiosi importanti di Machiavelli che ci stanno ascoltando. Non voglio ripetere cose molto note, ma per il grande pubblico voglio ricordare che Machiavelli, quando si avvicina al mondo classico, lo fa non per un gusto meramente erudito, ma per cercare di capire meglio il proprio presente e, se possibile, per cambiarlo, per dirlo un po' in soccorso. Non devi muoverti, devi stare fermo davanti al microfono, altrimenti non sentiamo. Sì, certo. E quindi, naturalmente, questa è la componente essenziale del rapporto di Machiavelli con gli autori classici. Naturalmente Machiavelli non è un letterato in senso stretto come Petrarca. Machiavelli è un uomo che, come tutti sappiamo, ha fatto politica, è un politico, è un fondatore della politica con grandi interessi letterari. Non a caso è autore di una delle più belle commedie della nostra letteratura, che è La Mandragola. Naturalmente il suo interesse è primariamente politico, nonostante nel rapporto con i classici e nel rapporto con i libri. Nonostante questo, Machiavelli, senza essere un erudito, però è un grande lettore. Sappiamo che da giovane ha commentato e chiosato Lucrezio, per esempio, che lui sentiva molto vicino alle sue posizioni. Sappiamo che tutto sommato conosceva abbastanza bene una certa tradizione di aristotelismo e di naturalismo. Ovviamente, come tutti potete immaginare, sapendo i dettami di Petrarca, conosceva benissimo gli storici antichi che gli interessavano per capire com'era quel mondo, specialmente romano, e ha letto attentamente un'opera come Storia di Tito Livio, a cui dedica addirittura un'opera come commento a Tito Livio. Quindi è un attento lettore
anche se non possiamo chiamarlo un erudito o un lettore, però instaura un dialogo con i libri in un modo moderno, se vogliamo, e che è diventato un po' diffuso, quasi un'immagine emblematica di come ci si deve rapportare con i libri. Quando accade questo con Machiavelli? Abbiamo una testimonianza preziosissima, una lettera fondamentale del dicembre del 1513, in cui, lettera bellissima, in cui ci sono alcune cose per noi importantissime. Intanto in quella lettera così fondamentale per gli studiosi e non solo, en passant quasi, verso la fine della lettera, Machiavelli dichiara che ha finito di comporre un trattato De Principatibus, cioè il principe, poiché l'abbia finita davvero, che l'abbia conclusa qualche tempo dopo. Qui ci importa poco in questa sede la discussione filologica pur gigantesca che c'è stata. Certamente nel 1513 è un anno fondamentale, tanto che c'è stato il centenario del principe nel 2013, e ha praticamente concluso il trattato che cambierà la storia del pensiero politico. In questa lettera però non si parla solo della datazione del principe e del fatto che lui abbia scritto il principe, cosa che ovviamente ha attirato una grande attenzione da parte degli studiosi, ma è preceduta questa affermazione dalla sua vita quotidiana mentre era stato mandato in esilio dai medici a Sant'Andrea in Percussina, una borgo a Firenze, dove lui possedeva una casa che è ancora rimasta con dei terreni, molto rurale, molto in campagna, e dove descrive all'amico Vettori la sua giornata. Io qui non sto a leggere perché tra l'altro mi dovrei allontanare, quindi sentireste meno, a parte che la lettera è notissima a tutti, non posso. Però qual è l'elemento fondamentale? Innanzitutto lui dice che la sua giornata, per molta parte la giornata, molto simile a quella dei contadini, delle persone che lavorano nei campi. Addirittura parla che lui va a catturare uccelli con una rete, che va a vedere come vanno i campi, e poi a un certo punto, a una certa ora, si rifugia in un'osteria, che ancora oggi c'è un ristorante, allora è un'osteria popolare, e si ingaglioffa, lui usa questa espressione, si ingaglioffa, cioè si mette al loro livello, gioca a carte, probabilmente scherza, fa battute, beve vino, cioè fa una vita del tutto adeguata al ceto popolare contadino che lui frequenta in quel luogo. Quindi è una bellissima pagina di letteratura, peraltro, noi potremmo dire di realismo letterario, dove lui racconta con molta sincerità la vita di esule in mezzo a persone che probabilmente neanche i problemi politici che lui pone, per cui lui si adegua alla vita di queste persone. Quindi va a caccia come loro, attende ai suoi possedimenti e fa l'agricoltore, va a raccogliere della legna, poi in osteria beve vino e gioca a carte con queste persone. Cosa succede? Poi la sera lui ritorna in casa e qui usa una bellissima espressione, se volete metaforica, ma dice che lui dismette questi panni sporchi, polverosi che lo hanno accompagnato per tutto, e indossa dei panni curiali, cioè dei panni degni di una curia di signore, corte, insomma, no? E questi panni, solo con questi panni, quindi spogliandosi di quella dimensione precedente, può avvicinarsi ai classici che lui ama, e in particolare a Tito Livio, per trarne da quelle storie il gusto e l'insegnamento indispensabili per capire il mondo. Questa straordinaria pagina di Machiavelli mette in atto definitivamente e rilancia l'assioma di Petrarca. Io mi posso avvicinare ai libri degli antichi, naturalmente con tutto il rispetto che essi meritano. Machiavelli usa la metafora che cambia abito, addirittura deve dismettere questo abito popolaresco, plebeo, che lui assume l'abito dello studioso, del lettore attento, appunto vestito come il filosofo. Tito Livio e in particolare gli storici. C'è da dire che nella stessa lettera lui dice prima che legge anche i poeti amorosi, però l'eccellenza è assegnata a Tito Livio e alla storia dei romani. Non è un caso Machiavelli, che è un grande politico e vede la decadenza dell'Italia, spera di, leggendo nell'amico Livio e nelle storie di Livio, di trovare un esempio che possa far Italia e Firenze rinascano dalla decadenza politica in cui sono caduti. Non dimentichiamo che tutti gli umanisti, in particolare Machiavelli, hanno un'ammirazione straordinaria per l'impero romano,
per cui vorrebbero capire quasi il segreto di quel grande impero, di come una piccola città sia riuscita, pur con grandi divisioni interne, a diventare il capo del mondo. E naturalmente questo è una pagina di questa lettera del 1513, rappresenta come una sorta di grandissimo spartiacque, e la quale un intellettuale di primo Cinquecento si comporta già come un intellettuale moderno, al di là della bellissima metafora letteraria che mette in campo Machiavelli e diventerà una figura retorica e metaforica usata da tutti gli scrittori, perché è una lettera celeberrima. Ma c'è questa questione di una lettura attiva. Cioè non si legge Tito Livio per il gusto erudito di leggere uno storico antico per hobby, noi diremmo oggi, ma Machiavelli fa capire tantissimi altri passi delle sue opere, di tutte le sue principali opere, che la lettura deve essere qualcosa che ci porta a capire il mondo. E quegli autori sono davvero, come Tito Livio, amici e interlocutori, che dice Machiavelli, che sono solum miei, che sono con i quali io ho un rapporto diretto, un po' come diceva Petrarca dei suoi autori, e da questi non è che lui li legga per una sorta di piacere solo personale, ma per cercare di trasformare qualcosa in un progetto che valga anche per il futuro, per costruire un futuro diverso, per la straordinaria. Naturalmente sulla importanza che i testi antichi hanno per Machiavelli, Machiavelli torna in altre occasioni. Machiavelli non è un citazionista, non eccede delle citazioni, però ci sono molti punti in cui lui richiama autori per lui importanti. Naturalmente Tito Livio è ovviamente il grande autore, ma cita anche altri autori greci, non sapeva il greco, o perlomeno non ne aveva diretta e buona conoscenza, ma conosce tantissimi autori latini, anche, ripeto, elegiaci, amorosi, ma in particolare colpito da quegli autori che gli consentono di portare nel cuore della cultura del suo tempo l'idea di una rinascita basata sull'esempio degli antichi romani. Allora qui il libro diventa davvero quello che Petrarca aveva sognato, cioè un interlocutore non fine a se stesso, ma insieme a quell'autore, in questo caso Tito Livio nella lettera del 1513, un autore con cui costruire il mondo nuovo. Questa è una cosa che noi devo. Questo tema, dirò, noi l'abbiamo perduto un po' nei tempi contemporanei, ma è fondamentale. L'idea che il passato va studiato non per un fine erudito, ma per costruire il presente. Tornerà e che viene rilanciato, come vedremo fra poco, soprattutto nel Settecento, dagli Illuministi, che sono grandissimi lettori di Machiavelli e quindi riprendono in pieno questa situazione. Dopo Machiavelli e dunque il Cinquecento, non dimentichiamo che il libro a stampa ha un successo gigantesco. Naturalmente le edizioni si susseguono, gli editori, l'editoria diventa un elemento fondamentale nella cultura, ma anche nell'economia dell'Europa, e di conseguenza il libro diventa un oggetto familiare, perché essendo non più un manoscritto costoso, ma un libro a stampa più accessibile, molti li possano fruire, e quindi il libro diventa una metafora diffusa. Pensiamo solo, e quindi un amico nel senso reale, nascono le biblioteche che assomigliano un po' alle nostre, con gli scaffali, con i libri ordinati secondo un certo modo, cioè nasce la libreria nella quale sono affastellati vicino a noi in appositi scaffali quelli che sono i nostri amici, intima, che al momento opportuno vengano tratti da quello scaffale con i quali noi cominciamo a dialogare leggendo le loro opere. Questa cosa è tanto già diffusa tra tardo 500 e 600 che nasce una grande metafora, no? Il libro come dire il libro del mondo. Il mondo è una sorta di libro da leggere, da esplicare, da commentare, da chiosare. Quindi il libro diviene metafora del mondo. No, nel Seicento in particolare si gioca moltissimo su tutte le possibili implicazioni che ha questa metafora, a dimostrazione che oramai l'uso del libro in un certo contesto culturale diventa molto forte. Nascono biblioteche private dicendo che noi non abbiamo idea di quale fosse, come fosse la biblioteca di Dante, anche se hanno tanti testi e ne ha avuti sotto mano molti, invece tra 500 e 600 noi possiamo trovare delle grandi biblioteche già organizzate modernamente, come noi le vediamo modernamente, e il libro quindi entra nella quotidianità non solo dei più dotti e dei più potenti, ma anche delle persone che possono permettersi, ceto medio, diremmo oggi, se pure la parola è un po' eccessiva per il Seicento, che possono permettersi la lettura del libro.
testi di libri. Il libro come oggetto da troppo prezioso a molto comune, in un certo senso. Una cosa interessantissima che ci fa vedere quanto questo comunque fosse un elemento importante per il ceto dirigente del Seicento è dato dalla straordinaria biblioteca del Cardinale Richelieu. Richelieu è il personaggio chiave, sulla linea di Machiavelli e della politica, no? Il personaggio chiave del Regno di Francia, grande, quello che crea le condizioni per il regno poi di Re Sole Luigi XIV, ha una biblioteca straordinaria, in parte ancora inesplorata, sia di manoscritti che di una quantità enorme di libri stampa. Lui li faceva venire molti dall'Italia ed è probabile che lui avesse letto molto accuratamente, anche se erano all'indice, le opere di Machiavelli e Guicciardini, per esempio. Quindi, naturalmente, ci sono i grandi, i potenti, hanno rispettava di avere dei libri rari, preziosi, li comprava, noi diremmo oggi, al mercato antiquario, spendendo anche molto pur di avere una grande biblioteca che a lui serviva per imparare, per studiare, ma anche per esibire come segno di potere, oltre che di sapere, no? Quindi non solo libri sacri, era cardinale, ma era soprattutto un politico come di Stato. Quindi questo per darvi l'idea di come il libro entra anche, l'ho fatto cominciando con i dissidenti russi e arrivo anche come il libro sia la storia del potere, degli equilibri politici anche, diventi un interlocutore di una parte o dell'altra che si contende il campo perché ha anche una funzione politica. Il libro è il libro nel quale io mi formo. Mi formo nella sapienza, nella saggezza, nella filosofia, nella letteratura, ma mi formo anche nella politica e nella costruzione del mondo. Tutti questi elementi che adesso ho richiamato vanno a comprendere la cultura dell'illuminismo. Naturalmente qui l'illuminismo è la base della modernità, se non si studia l'illuminismo non nulla possiamo capire dei nostri tempi, perché tutti i temi che prima abbiamo richiamati, compresa la lettera fondamentale e Machiavelli e la sua interpretazione del passato, vanno a confluire nel grande pensiero dell'illuminismo europeo. Cioè i libri, il rapporto con i libri diventa fondamentale, viene citato, l'amicizia col libro è cosa che torna in pagine fondamentali di Voltaire, già prima di John Locke, di tutti i grandi pensatori europei, di moltissimi pensatori italiani. Il rapporto con i libri è acclarato in coloro che studiavano economia come Galliani e Genovesi, ma per esempio è un tema molto forte nel dibattito degli illuministi milanesi come i fratelli Verri e Beccaria, tanto che quasi tutti i maggiori italiani, adesso mi limito a questi perché il discorso sull'illuminismo europeo sarebbe gigantesco attualmente, tendono a scrivere opere sullo stile. Anche se si occupano di economia, di politica, di giurisprudenza, scrivono opere sullo stile perché sentono l'esigenza di affinare questo rapporto tra le loro discipline, la letteratura e la scrittura, ma anche nel ribadire la necessità di avere dei modelli elevati e comunitari, che sono trasmessi dai libri. Il libro diventa qualcosa in cui l'autore, la forma cartacea e i protagonisti di un libro diventano parte integrante di un unicum straordinario. Uno dei grandi testimoni che sa manipolare i generi e riproporli in modo nuovo, che inventandosi anche un modello di narrazione nuovo, è il grande illuminista radicalissimo che è Jean-Jacques Rousseau, no? I cui libri diventa lui stesso interlocutore di altri grandi autori del passato, ma al tempo stesso lui stesso, per intere generazioni, i suoi libri, le sue opere diventano interlocutori privilegiati di tanti che verranno dopo di lui, nel Settecento, nell'Ottocento, ma si può dire fino ai giorni nostri. Quindi il libro diventa qualcosa di più di un oggetto dentro cui trovo delle opere, ma diventa un polo del rapporto col sapere nel senso più ampio della parola. Ma dentro questo rapporto c'è quel tema che abbiamo visto fondativo e che Loredana così ben richiamava, cioè del dialogo, e che Raimondi, il nostro maestro, ci richiamava sempre. Cioè il libro è un amico, io nel libro trovo un'interlocuzione anche con idee diverse dalle mie, e quindi mi abituo a dibattere, a discutere di questioni che sono dialetticamente in contrapposizione con quello penso io, la strada in cui io trovo una consuetudine dialogica, il grande modello rinascimentale del dialogo che viene rilanciato all'illuminismo e che ritorna fino alla cultura dei nostri tempi. In Italia un autore esemplare da questo punto di vista nel rapporto con i libri e con le biblioteche è un personaggio, guarda caso, che ha molti punti di contatto per certi versi con Machiavelli, e ribelle a tutto, che è Vittorio Alfieri.
su Vittorio Alfieri si sono scritte tante banalità ideologiche, per fortuna tanti anni fa, oggi è stato recuperato pienamente a una grande studi approfonditi, intanto non solo per le tragedie, ma anche per la sua autobiografia straordinaria, La vita, per i suoi versi, anche per le sue lettere. Nelle sue lettere Alfieri continuamente cita i libri che legge, i libri che compra, gli autori con i quali si cimenta, e lui stesso usa la parola, in certi casi, i libri che non sopporta, i libri che non ama, i libri che considera, e libri invece, per caso, Machiavelli, per esempio, e alcuni autori inglesi, con i quali invece sta un rapporto continuo, quella ruminazio che richiamava la Loredana parlando di Petrarca, cioè Alfieri, come Petrarca, è ossessionato da alcuni autori, Machiavelli in primis, e Machiavelli non conosce solo il principe, le opere politiche, ma per esempio approfondisce anche le storie, le opere teatrali, per cui il pensiero di Machiavelli entra dentro di lui come una parte fondamentale della sua stessa natura. Questo non accade, va detto, solo per Alfieri, Diderot, Voltaire e altri grandi illuministi avevano un culto vero e proprio di Machiavelli, e questo Machiavelli letto in una chiave autentica e non banalizzata dal machiavellismo è un po' una ripresa, un dialogo forte che si instaura con il Rinascimento italiano. Alfieri si costituisce una bellissima biblioteca che in parte potete trovare ricostruita davvero fisicamente, in parte virtualmente, nel bel museo che da pochi anni si è aperto presso Casa Alfieri ad Asti, dove uno che voglia capire cos'è stato questo grande intellettuale, apparentemente che era avverso alla Rivoluzione Francese, però al tempo stesso al massimo, individualista, se volete, nel senso di una assoluta, rifiutava la tirannide, quindi una personalità assolutamente da riscoprire nella sua dimensione così coraggiosa e anche audace, ribelle, anticonformistica, nella quale lui sapeva ritrovare alcune piste privilegiate come autori con cui dialogare all'interno della sua formazione. Il Settecento nel suo insieme, gli Alfieri in particolare, ci danno testimonianza ancora una volta di quei fondamenti che sono stati messi ovviamente nell'epoca addirittura trecentesca dell'opicum libris, del colloquiare con i libri. Naturalmente però questa posizione che coinvolge tutta Europa e coinvolge tanti autori ha avuto la storia che vi ho detto con questo grande passaggio di Machiavelli che rilancia l'idea di una lettura come lettura attiva e forte, anzi di un dialogo importante con gli autori importanti che contano. Questo ha segnato definitivamente il rapporto con questi autori ed è proprio nel Settecento che si definisce compiutamente quell'idea di biblioteca, la dico un po', ripeto, grossier, qui c'è anche Walter Pega presente che ha studiato tanto queste cose, può dire anche meglio di me, ma insomma si costituisce quell'idea di biblioteca che per noi è così consueta, che assomiglia molto a quella delle biblioteche pubbliche ma anche private, cioè l'accumulo non dei libri solo in quanto tali, certo anche nel Settecento nasce il gusto del collezionismo, del prendere il libro raro, del comprare le cose di valore, ma anche del libro perché io voglio avere quei libri vicino a me, e se ci pensate bene fa parte anche della nostra cultura. Io magari non vado a ogni momento a prendere tutti i libri che ho nei miei scaffali, però mi fa piacere sapere che sono vicini. Esattamente come gli amici, ecco la metafora del libro come amico. Vogliamo sapere che sono vicino a noi. È nel Settecento che ci sono le biblioteche, diciamo così, simili alle nostre. Intanto, ripeto, perché i libri a stampa, a differenza dei vecchi manoscritti, consentono l'acquisizione di molti libri a chi avesse un po' di mezzi. Quindi non sono più cose costosissime, ma cose accessibili. Ci sono proprio, il libro lo hanno detto benissimo, vere e proprie edizioni economiche, accessibili a molti. In più nascono generi letterari, nel Settecento in particolare, che necessitano di questa diffusione a stampa. Cito il più eclatante, perché ancora oggi è il genere più diffuso, che è il romanzo. Il romanzo, nel senso moderno della parola, sì, poi possiamo risalire a Don Quixote, possiamo parlare di romanzo di Orlando, però di fatto il romanzo, come lo conosciamo noi, moderno, nasce nel Settecento. Il romanzo diventa l'elemento che scardina gli altri generi, si afferma con grande velocità, nonostante sia guardato con sospetto dalle gerarchie sia ecclesiastiche che istituzionali, e diventa il genere diffusissimo, tanto che a
al romanzo si avvicinano le donne che sanno leggere, che aumentano di numero, e anzi la lettura del romanzo diventa una caratteristica della donna lettrice, tanto che ci sono dei quadri famosi del Settecento, no? In cui viene rappresentata la donna che legge, e in genere sta leggendo un romanzo, più che poesie, no? Non è più una petrarchista, ma è una che legge i romanzi che andavano alla moda, inglesi, francesi, anche alcuni italiani che oggi noi non leggiamo più, come Chiari a Venezia, romanzi che andavano per la maggiore, bestseller in un certo senso. E quindi il romanzo favorisce la diffusione del libro, ma anche una specie di passione per i personaggi che quel romanzo e per le vicende che sono contenute. Questa questione che anche per cui guardiamo serie televisive raffica, per cui amiamo i romanzi un po' lunghi che raccontano tante storie, ha una antica origine, la scoperta nel Settecento attraverso questo genere di un modo nuovo di narrare. Il libro è il veicolo fondamentale. Quindi nelle biblioteche, accanto a nomi illustri e classici come quelli che si ricordavano per Petrarca, per Machiavelli, Livio, Orazio, Lucrezio, eccetera, eccetera, incominciano ad emergere i nuovi narratori, i romanzieri, nelle biblioteche delle donne, ma anche nelle biblioteche degli uomini. I libri di memorie, di autobiografie, per cui io attraverso l'autobiografia o la biografia di un autore dialogo con la mia personale biografia, cioè una fortuna immensa nel Settecento delle autobiografie, i romanzi epistolari, cioè in cui io mi immagino le lettere che ci sono scambiate nel romanzo, genere che aveva una fortuna gigantesca. Peraltro alcune opere politiche fondamentali come le lettere persiane di Montesquieu sono un romanzo epistolare. Quindi romanzo epistolare, cioè il romanzo in tutte le sue forme. Il libro è il veicolo e questi autori diventano i veri amici di queste persone. Penso soprattutto a certe donne che devono fare comunque, nonostante l'emancipazione del settecentesca, una vita chiusa, e trovano nel rapporto con il libro, c'è bellissima testimonianza soprattutto in Inghilterra, dove le donne avevano un grado di emancipazione superiore che in altri paesi, dove le loro stesse si fanno autrici, alla fine 700, fino 800, i nomi sono illustri, tutte le chiamate, pensate solo a una o in America più avanti a Emily Dickinson, eccetera, le donne trovano nella loro anche solitudine di vita, da padri a volte un po' tirannici, una società maschile, però la possibilità di trovare in certi autori, in certi libri, il referente per costruire la propria esistenza secondo una modalità particolare. Cioè, il libro introduce l'elemento dell'avventura, della proiezione di sé, delle storie che si raccontano in quel libro. Ed è proprio questa cosa del libro che diventa non solo amico, ma quasi feticcio a un certo punto. Io faccio una vita che mi è negata e romanzo quello che io non posso fare, cioè romanzesco che tutti noi sogniamo, e il libro quindi ci propone romanzesco che noi vorremmo essere, e non ci vediamo. È tanto evidente nella cultura tra 700 e 800 che addirittura poi nel 1800 un gigante come Flaubert in Madame Bovary ne farà il centro dell'attenzione per segnalarlo come un punto di grande debolezza della protagonista. La protagonista legge proprio romanzi rosa e romanzi d'avventura amorosa e cade in questa trappola del pseudo romanticismo che lei trovava nei romanzi. Ma anche se questo ha questa componente pericolosa, vuol dire che il libro è penetrato così tanto nella consuetudine dal 700 in avanti e poi ancora di più nel 800 che non è più solo amico, ma è qualcosa anche di più. È l'elemento fondamentale che ci tiene in piedi, non solo ci fa passare delle serate piacevoli, ma addirittura diventa una componente della nostra interpretazione e del nostro rispecchiamento, per certi versi. Normalmente poi il romanzo ha tante sfaccettature, per cui tutto questo è evidentemente molto, molto particolare. E stando sempre ai classici della nostra letteratura, ma senza esagerare, perché naturalmente con la sua vena ironica Manzoni affronta questo tema quando lui tratta del rapporto con i libri, con certo, sempre molto attento a questa dimensione che ora richiamavo, e lui stesso cerca di maneggiare con cura questo tipo di suggestione che gli poteva venire dai libri, però gli erano ben presenti, ed era ben presente anche la presa in giro di coloro che si ritenevano capaci di avere grandi pubblici, mentre invece a volte si riducevano a ben poca cosa, al famoso esordio di Come ci sposi, in cui lui cita i suoi 25 lettori. Cioè, quindi diciamo che Manzoni
introduce un elemento di attenzione al romanzesco, però con una certa vena ironica e critica che si riflette poi in tutta la sua particolare interpretazione. Non si può non parlare nell'Ottocento ovviamente del grande interprete di tutta la tradizione classica e illuministica italiana, che è stato quasi più filosofo che poeta, cioè grandissimo, Giacomo Leopardi, che, come sapete, aveva una biblioteca costruita dal padre, soprattutto, dove lui ha passato gran parte della sua prima giovinezza, anzi potremmo dire dalle sue lettere, dalle sue testimonianze, che la sua giovinezza è avvenuta nella biblioteca, cioè in una situazione di isolamento straordinario in cui si trovava, come tutti sappiamo, a contatto solo con la sorella Paolina e con pochi interlocutori, che poi via via crebbero con passare degli anni, ma in questa solitudine lui trovava nei libri un conforto. Che lui ha raggiunto una condizione incredibile, straordinaria anche in campo scientifico, in campo non solo letterario e filosofico, perché viveva praticamente nella biblioteca paterna di Recanati, che ancora oggi si può trovare intatta nel Palazzo Leopardi, molto frequentato per fortuna, di Recanati. Ancora una volta torna l'idea tutta sei settecentesca della biblioteca come la concepiamo noi, qui semmai con l'aggiunta di una personalità nuova, molto moderna, cioè dell'uomo macerato, tormentato, sofferto, che a un certo punto della sua vita, a cui molte cose erano negate, trova nello stare nei luoghi della biblioteca e quindi nella lettura dei libri come amici veri, unici, forse per il giovane Leopardi, la possibilità di una condizione di esistenza, cioè l'uomo che vive nella biblioteca. Attenzione però ancora una volta, lo stare nella biblioteca per Leopardi, come per Fuster, per Manzoni, per Alfieri, non voleva dire, come spesso noi fraintendiamo, la persona che si rinchiude in una sorta di torre d'avorio snobisticamente allontanandosi da tutto, ma anzi l'unico modo per cercare di capire meglio certe cose che accadono intorno, che sono accadute nel passato e che vanno riprese. Questo bisogna ricordare sempre a noi lettori di oggi. Dobbiamo stare attenti a non essere snob. I grandi del passato non leggevano per dire io sono bravo, tu non vali niente, o io so le cose che leggo sui libri e tu non sai, io parlo con i grandi classici, tu cosa ne sai? No, no, era l'opposto. La Lilla di Petrarca, di Machiavelli, di Manzoni, di Leopardi, di Foscolo e via dicendo, fino ad arrivare, come abbiamo visto, al Novecento, la linea di quelli che leggono i libri per capire il mondo. Poi è chiaro che vi saranno autori che si mescoleranno nel mondo e nelle cose del mondo, e ci saranno autori che fanno una vita più appartata, ma il libro e l'amicizia col libro non è un rifugio, no, da eruditi e da isolati, ma è un modo per cercare di capire quel mondo a secondo le testimonianze che gli autori dei libri, cioè altri da me, mi portano del mondo. Questa è una cosa che bisogna chiarire bene, perché spesso noi umanisti, i maestri di Humanitas, siamo un po' tacciati di essere, si rifugiano nelle letture che scrivono le loro belle cosine, no? Dice Machiavelli una bella frase, e si no, è l'opposto, la lettura, io con i miei studenti mi ribellavo sempre quando dicevo non dite mai che la lettura è un hobby, ma la lettura, per come questa grande tradizione che oggi abbiamo esaminato ci ha consegnato, una lettura forte, una lettura che vuole capire il mondo, che vuole interpretare, rapportarsi alle altre persone. Mi avvio alla conclusione citando una cosa fondamentale. In epoche nell'Ottocento e nel primo Novecento, in cui prima di Freud, tanto per intenderci, o comunque prima che Freud diventasse moneta corrente, c'era una grande difficoltà nei rapporti sentimentali, nei rapporti sessuali, nel vivere la vita sentimentale a pieno, l'educazione sentimentale, per citare un altro famoso romanzo, l'educazione sentimentale avveniva attraverso la lettura. Cioè la lettura era il modo che apriva le chiavi del cuore per cercare di comprendere i sentimenti più profondi. Non era, certo, questo comportava dei rischi, voleva dire avvicinarsi a una donna o un uomo di cui si era innamorati in modo letterario, se volete, un po' confondendo i termini, ma però era un grande apprendistato. Si sapevano le parole da dire, in un certo senso. Vedi alla parola amore, per citare Grossman, no? Vedi alla voce amore, cioè si sapeva cosa dire, magari eravamo impacciati e timidi, dico perché anche la nostra generazione è passata dalla strada, però c'erano le parole per dire.
cioè il lessico sentimentale amoroso è stato nei romanzi e nelle poesie la chiave di educazione sentimentale di intere generazioni del 700, del 800, del 900, ancora in qualche caso nei nostri giorni. Un libro per tutti, se uno legge Anna Karenina, impara di più della psicologia e dell'apprendimento affettivo, delle dinamiche che si svolgono in certe dimensioni culturali, sentimentali e personali, di quanto possa essere la lettura di un rotocalco di un quotidiano. Quindi, da cui l'altro grande interprete del classico e del libro come amico dei nostri tempi, che è stato Italo Calvino. Americani ha superato se stesso tutti quanti, cioè ha fatto vedere come si poteva trasbordare la letteratura e i classici nel mondo degli anni del terzo millennio, sostanzialmente, facendo vedere proprio questi nessi, cioè come i classici, i grandi autori riescono anche a far entrare così tanto nella nostra vita, a Luminazio, che richiamava Loredana, tanto che a un certo punto noi ci avviciniamo anche ai sentimenti più profondi, più intimi, grazie anche all'apprendimento librario. Adesso qui non sto consigliando agli innamorati di basarsi solo sui libri per avvicinare una persona amata, sto dicendo che il libro ha svolto tra 8 e 900 anche questa funzione di educazione sentimentale. Quindi ancora di più Jon Austen, Emily Dickinson, gli autori Tolstoi, Dostoevsky sono stati amici e sodali in questo apprendistato, perché parlavano della nostra delle nostre cose più profonde, più umane, più vive, cioè vivo come materia viva, materia incandescente. Una delle cose che io raccomando sempre ai miei colleghi, amici più giovani, critici, è che non devono ridurre la pagina come una pagina da anatomizzare e tecnicizzare in modo esasperato, ma devono renderla nella loro incandescenza, nella loro forza, proprio come Nabokov quando leggi classici russi, o come Philip quando leggi libri che lui ama, come Calvino quando propone i classici per il nuovo millennio. Questa è la lettura del libro come amico, del loquicum libris, del fare dei libri, cioè degli autori e dei personaggi di quei libri, parte consustanziale della nostra apprendistato culturale e letterario. Io non voglio aggiungere molto altro, questo è quello che è un volo rapido che ho fatto proprio perché tra le basi fondamentali, come avete visto, aveva posto Loredana parlando di un autore esemplare dal punto di vista che è stato Francesco Petrarca, che forse è quasi più importante per queste cose che per canzoniere, per certi versi. E però naturalmente questo, come vedete, è una linea che ci attraversa fino praticamente ai nostri giorni. È ovvio che da questi anni in avanti incomincia anche un altro percorso. Il libro diventa una metafora ancora. Noi usiamo anche altri, leggiamo cose con altri strumenti, però la sostanza del libro ancora oggi è uno strumento che esiste, è un oggetto che è davanti a noi. I romanzi soprattutto prima sono letti sostanzialmente in cartaceo, prima ancora che in digitale, anche se ci sono versioni digitali, però questo rapporto con ciò che è narrato in un contenuto e quello del libro rappresenta ancora oggi un elemento fondamentale nella tradizione quotidiana. Ripeto, non solo un elemento, come dire, di tipo culturale in senso lato, appunto, ma un elemento di formazione della cosa politica. Ho detto del libro come amico per chi vuole costruire un'idea politica, per chi vuole imparare la vita sentimentale. Il libro è un amico, i libri che uno legge sono amici, sono importanti, ma il libro è un apprendistato filosofico, perché si costruisce a misurare con una concezione del mondo che varia di tempo in tempo e con cui dobbiamo cercare di misurarsi. Il libro, insomma, e per il libro intendo le opere che ovviamente il libro contiene, le nostre passioni, i nostri gusti, le nostre scelte, sono la strada per cercare di interpretare la realtà, e qui è una cosa che oggi è carente per avere qualche idea su quale futuro costruire. Nessuno dei grandi classici della letteratura italiana e delle altre lingue ha mai scritto qualcosa senza pensare che stava scrivendo perché volevano comunicare qualcosa che noi costruissimo per il domani. Cioè, noi, oggi si sta perdendo il senso del futuro, una possibile rinascita. Siamo chiusi in noi stessi, negli egoismi, negli individualismi, nello scetticismo, nel cinismo anche in certi casi. La lettura di certi libri può essere fatta come fu fatta nel passato dai grandi autori per costruire qualcosa di nuovo e di necessario per le nuove generazioni. Non è un caso che
delle nuovissime generazioni, anche quelle che si muovono ambientalista, sui fronti nuovi che stanno emergendo dell'impegno politico, ci sono dei libri di base che fanno da sostanza e che vengono riproposti in chiave nuova, anche classici del mondo antico, anche classici rinascimentali, anche classici dell'Ottocento. Quindi il dialogo di libri continua, è ininterrotto, e perché sia continui in senso forte, anche ovviamente l'università e la scuola hanno grande abilità, devono insegnare questo, ma io credo che sia il modo migliore per avvicinarsi a quella grande lezione del dialogo con amici. E gli amici servono proprio per starci accanto, per aiutarci ad affrontare la vita in situazioni di grandi difficoltà come siamo oggi. Grazie. Bene, allora grazie Gianmario. Questo dittico ci ha portato, come avete visto, fino ai nostri giorni, alla contemporaneità. Le suggestioni credo siano state tante, gli spunti di riflessione molti, quindi chiedo a questo punto se ci sono domande, immagino osservazioni anche degli amici presenti, quindi potete intervenire anche liberamente accendendo il microfono e la telecamera se volete. Magari un'integrazione machiavelliana, come si può immaginare, questa ringrazio Gianmario per questa splendida carrellata, e così io molto modestamente due parole a proposito di quella famosa lettera machiavelliana, giustamente il dialogo con gli antichi, rivestirsi, e tu hai già fatto allusione a questi, ai panni curiali che si devono rivestire, perché è un momento non più di lettura rapida, ma di illuminazione. Aggiungere soltanto qualcosa, con una lettura forse più precisa della lettera. Nella lettera ci sono due momenti nei suoi rapporti Machiavelli con gli antichi. E forse sarebbe interessante notare questa differenza, perché un po' come Petrarca diceva, ci sono i libri da leggere, i libri sui quali si deve ruminare, e questa distinzione la fa Machiavelli distinguendo tra il giorno e la sera. Il giorno, dice, sto qui il terzo sotto gli occhi, partito dal bosco, io me ne vo a una fonte e di quivi a un mio uccellare. Ho un libro sotto, o Dante o Petrarca, un di questi poeti minori come Tibullo, Ovidio e simili. Leggo quelle loro amorose passioni e quelli loro amori, ricordandomi de mia, godomi un pezzo in questo pensiero. Dunque, questi autori servono a se stesso, a distrarsi, a ripensare a se stessi. Invece la sera, e la distinzione tra il giorno e la sera, venuta la sera, tutti hanno quasi in mente questo passo, mi ritorno in casa, entro nel mio scrittoio e i panni reali ovviamente, e divesto condizentemente, entro nelle antiche corti degli antichi uomini, dove da loro ricevuto amorevolmente mi pasco di quel cibo che solo è mio. Tutti conosciamo questo testo. Ma mettere in evidenza che qui non si parla di autori antichi, almeno non vengono citati. Cosa interessa Machiavelli, e mi ricollego a quello che diceva Gianmario, di come ci si deve rapportare agli antichi? Per l'utilità presente, in una visione pratica, e dice con loro, dove io non mi vergogno parlare con loro e domandargli della ragione delle loro azioni, eccetera, eccetera. Dunque, non Livio, non Cicerone, ma questi grandi personaggi dell'antichità con cui si può dialogare, possono essere dei consoli romani, può essere un imperatore, può essere un eroe ricordato, menzionato da Omero, che ti insegnano e ti permettono di capire la realtà. Non più l'individuo, distrarmi, pensare alle mie disgrazie, ma pensare a come si possono affrontare le problematiche attuali di Firenze, dell'Europa
eccetera. Dunque qua non si menzionano gli autori, perché gli autori utilissimi, ma sono una chiave che ti aprono una porta su questa antichità, ed è questa che è importante. Dunque, continuità con Petrarca, ma innovazione in questa lettura concreta, utilitaria quasi degli antichi. Soltanto questo. Grazie, grazie molte. Jean-Jacques, questa precisazione mi è sembrata veramente utilissima, no? E diciamo, questo aspetto poi pragmatico di incisività sulla realtà storica, anche questo in qualche modo comincia con Petrarca, il Petrarca politico. Adesso sì, ovviamente Petrarca, su cui ha scritto pagine fondamentali Enrico Fenzi, no? Noi abbiamo in mente l'umanista, ma ormai diciamo è stato sgombrato il campo da quest'idea dell'intellettuale nella Torre d'Avorio che non si compromette con la vita politica, si compromette come. Quel Livio famoso su cui lui lavora diventa poi, e su cui lavorerà, diventa centrale proprio per approdare alla dimensione che avrà Machiavelli nel rapporto con la storia di Livio, no? Le riflessioni del passato per agire concretamente sul presente. È la mano di Colla di Rienzo che è armata in quel Livio, no? Quindi in realtà, diciamo, questo è in qualche modo iniziato con Petrarca, solo che ovviamente con Machiavelli arriva già un'acquisizione, una maturazione molto più consapevole ed evidente. Grazie molto. Se posso, una nota così a margine rispetto a quello che dicevi tu, Loredana, e a quello che diceva prima Gianmario, cioè dell'intellettuale che non si chiude nella Torre d'Avorio, e rispetto al riferimento che ha fatto Gianmario su Leopardi, su questa biblioteca che è stata per Leopardi una biblioteca importante, che lo ha formato, una biblioteca piena di libri, ma di libri che sono stati utili per Leopardi, a differenza di quello che poteva essere per il padre, per Monaldo, perché poi questa biblioteca è stata messa insieme dal padre, affastellata dal padre in maniera totalmente confusa, andava a recuperare questi libri pagandoli pochissimo presso i conventi che nel frattempo venivano chiusi, e per Monaldo quella biblioteca, ecco, se non ci fosse stato Giacomo, sarebbe stata una biblioteca totalmente inutile. E allora tutto questo mi ha fatto venire in mente anche tutta una tradizione anti-umanistica, ma in fin dei conti profondamente umanistica, delle biblioteche immaginarie, che una tradizione che parte con Rabelais, con la famosa biblioteca dell'abbazia di San Vittore, dove Gargantua va a studiare, dove trova dei libri che sono la parodia dei libri che Rabelais leggeva nell'abbazia di San Vittore, insomma, e che evidentemente rappresentavano un sapere ormai disutile, insomma. Lui faceva la parodia con libri come, insomma, viene in mente De Arte Cacandi o Ars Honeste Petandi in Societate, ecco, è tutta una parodia che però fa il gioco dell'umanesimo, cioè fa il gioco di quella che è veramente la cultura e il sapere utile, il colloquio utile con gli autori che contano, insomma. E poi tutta una tradizione successiva, che poi è stata ripresa da Doni, appunto un anti-umanista per eccellenza in Italia, con la libreria, o più tardi, ma sono già nel barocco, con Frugoni, e che arriva fino a Pirandello, credo, con quella bellissima premessa appunto del Fu Mattia Pascal, con questa libreria dove Mattia Pascal, al ritorno alla sua avventura, comincia a vivere, questa biblioteca donata al comune, a questo monsignore, dove però i libri, c'è talmente tanta muffa che i libri si attaccano tra di loro, e quindi c'è una arte erotica che si attacca con la biografia di un frate, insomma, no? Ancora una volta per dire come la biblioteca può non solo essere il luogo dell'ordine, ma anche il luogo del disordine, ma questo ordine devi essere tu a darglielo, devi essere tu a
costruire il tuo sapere attraverso i tuoi libri e il colloquio che tu puoi instaurare con i tuoi libri, quelli che contano, ecco, per l'appunto. Ecco. Ma infatti un termine che oggi da tempo viene usato molto, anche nei comuni, dice: ma questa è una cosa libresca, se ci pensate, no? Cioè, noi abbiamo più parlato della lettura come atto positivo, dialogo, eccetera, ma in opinione diffusa la persona che non ha senso della realtà si dice che ha una cultura libresca, no? Che non riesce certo. a guardare. Questa contrapposizione nasce da questa lettura distorta che una tradizione erudita ha avuto con i libri. Infatti noi non a caso, io e la Loredana, abbiamo segnalato la lettura forte e positiva con i classici, certo. che è quella che conta. Quelli che citavi tu giustamente, a cominciare da Rabelais, ma anche da altri, criticavano proprio gli eruditi che con i libri avevano un rapporto assolutamente di pura erudizione, esatto. senza sapere neanche per cosa li accumulavano questi saperi. Quindi questo oggi queste sono due linee che si mettono a confronto fra di loro, anche nella cultura di oggi. È un po' come, scusate il paragone, come Medioevo. Da un lato si dice, ah, siamo nel Medioevo, questa cosa è medievale. Dall'altro tutti guardano le fiction ambientate nel Medioevo. Quelle parole che sono ambivalenti, cioè, ah, ti comporti in modo medievale. Al tempo stesso tutte le fiction che a maggior successo sono ambientate nel Medioevo, che è l'epoca più di moda. Altrettanto noi diciamo questa cultura libresca, però dall'altro lato dobbiamo dire che il libro è proprio perché l'ambivalente del modo come tu fruisci in un certo periodo di certi autori. Quello che diceva poi Jean-Jacques Marchand su Machiavelli, io ovviamente confermo, certo era leggere certo autore, Tito Livio, un autore straordinario per lui, però a lui importava cosa erano riusciti a fare i romani e quindi cosa da quelle storie traeva per capire come quella piccola città fosse diventata l'impero del mondo. E quindi questa è una lettura forte, non la lettura forte. E questa è la grande cosa che noi dobbiamo tenere presente come professori. Certo, certo. La lettura del libro non è un atto frigido, no? Fino a certo. è quello che dici tu, è vero. Tanto che già nel 500 prendeva in giro chi leggeva i libri in quel modo. Era stato grandioso, in questo senso, anche Boni e anche tutti questi autori. Aggiungo che diciamo, questo modello di polemica contro il lettore, l'umanista che diciamo, ha un rapporto sterile col libro, che lo colleziona senza metterlo poi in atto, è già in Alberti, no? Nelle intercennali di Alberti, quando diciamo, Lepido, che è una maschera di Alberti, prende in giro Libripeta, cioè il cercatore di libri che accumula libri che non legge, no? Ed è il modello appunto dell'umanista bibliomane che lascia così in questo accumulo, in questa collezione, in realtà una sterilità del dettato, no? dei classici. Quindi con Alberti si ha proprio questo mutamento anche di prospettiva in cui il verbum, la parola, si fa esperienza, si fa concretezza dell'agire, insomma. Bene, ci sono altre suggestioni, altre domande? No. Altre riflessioni? Nile, che bello vederti di nuovo! Ciao, ma sono stato presente, scusa. Sì, certo, sì. Ti ho visto. No, ma è chiaro che torniamo alla questione dell'inutilità dell'umanesimo che abbiamo toccato ieri, quindi da un lato chi è stato direttore di dipartimento, andato, finito in senato accademico, sa che è lì che si fa la battaglia e spesso è battaglia in ritirata di fronte ai colleghi delle facoltà dei dipartimenti scientifici, cioè l'unica cosa da fare è renderlo una battaglia più sanguinosa possibile per loro, capito? E quindi è un combattimento che stiamo facendo. Sì, leggendo la lettera di Machiavelli è chiaro, cioè, ma questa è veramente una lettera privata a Francesco Vettore? Io dubito un pochettino qui. Mi ricordo, quando lo vedo, mi ricordo sempre quel pezzo del dramma di Oscar Wilde, L'importanza di essere Ernesto, no? Cioè, c'è la giovane ragazza, Cecily, Cecilia, che sta lì, arriva il suo spasimante, Algy,
e lei mostra il suo diario e dice: è qui che scrivo, e questo è il mio diario. E lui chiede: ma io posso leggere il tuo diario, Cecile? E lei dice: no, questo diario contiene i pensieri più intimi e segreti di una giovane fanciulla e pertanto è destinato alla pubblicazione. E quindi è un po' così la lettera di Machiavelli. Ma con chi stiamo parlando, caro? Sei stato estromesso. Ti sei ritirato volente o nolente sul tuo piccolo Aventino. E ci stai dicendo: allora lì l'area sull'Aventino si sta tanto bene. E mi sto godendo la vita d'amante. Cioè, io quando leggo questa lettera, per tutto, per quanto sia bella e per quanto sia paradigmatica, io non ci credo una sola parola. Cioè, questa è una lettera bellissima, ma fa parte della difesa dell'umanesimo, della retorica dell'umanesimo, ma non stiamo mandando messaggi a Vettori. Infatti non è un caso, la lettera ci è arrivata. Cioè, se fosse veramente una lettera intima, privata, non ci sarebbe arrivato, cioè no. Cioè, purtroppo non sappiamo molto sul modo in cui quella lettera è giunta a noi, mi pare, ma il testo della lettera. Ma è chiaro che è una situazione in cui uno scrive una lettera, oggi sarebbe una lettera aperta ai giornali, no? Quella tipologia lì. Mario, sei d'accordo? Ma continua, sì, comincia a lavorare su quei libri. Magari siamo un po' anche meno di me. Però nota bene che sì, Machiavelli davvero hanno stati sofferenze in quel periodo. Poi è vero che le lettere che si scambiavano, almeno da un gruppo di amici, erano viste. Vettori aveva un ruolo importante a Roma, era l'amico importante del povero Machiavelli in esilio, e quindi è chiaro che lui, dicendo quelle cose, immaginava che qualche altro, non tanti, l'avrebbero letta. Petrarca, che quando erano le sue lettere tutti li aspettavano. Machiavelli non era così importante, influente, teniamo conto che allora era ai margini, non aveva. Però è vero che le lettere di allora erano sempre private, perché si sapeva sempre che c'era un gruppo, nel caso di personaggi importanti come Guicciardini, le leggevano in più persone, ma i personaggi di Machiavelli sapevano quando scrivono al Vettore, probabilmente il Vettore le faceva vedere a qualche altro. Era sperato che la vedesse anche il Papa, però diciamo che questo è vero, che una lettera non è mai del tutto privata, però che ci sia un fondo di sincerità, in questo caso non dico dell'idea politica, ma anche nella sua giornata, sì, c'è una lettera letterariamente elevata, c'è una modalità di raccontare cose, ma io penso che la sua giornata in qualche modo fosse quella, che poi lui trasforma in questa grande metafora del giorno e della sera, i libri più leggeri, tra virgolette, i libri che poi ti aiutano a insegnare. Però è un bel tema. Comunque sicuramente le lettere, l'epistolario di Machiavelli è sostanzialmente privato, perché lui non ha mai assunto cariche così enormi da fare delle lettere, insomma. Però nello stesso tempo è chiaro che si sapeva che qualche altro le leggeva, c'era un cenacolo di persone che leggeva, più la personalità era importante più la lettera era letta. Però non piacerebbe che Jean-Jacques sia ancora collegato, magari se ha voglia di dire qualcosa di più preciso a questo punto, però questo è un po' quello che penso. Hai il microfono spento, Loredan. Machiavelli non era quel personaggio che si immagina talvolta in esilio, ritirato, eccetera. Machiavelli andava, veniva a Firenze, consultava le persone, e dunque lui si è costruito questa immagine per questa lettera che inviava al Vettori. D'altra parte, confermo, se scriveva Vettori era perché Vettori era a Roma, perché Vettori era vicino a Leone X e alla sua corte, e difatti in tutti i carteggi con Vettori, con Guicciardini, con pochi altri, ma con persone che erano vicini alla corte, le lettere hanno un
una caratteristica particolare. Proprio a questo dedicato un articolo che dovrebbe uscire prossimamente. Sono lettere che potremmo chiamare semi-private. E c'è tutta una serie che lui scrive, anche più tardi, all'epoca di Clemente VII, e sa benissimo, perché glielo dicono, abbiamo fatto leggere la lettera al Papa, abbiamo fatto leggere la lettera al Sadoleto, ed è una lettera di autopromozione, perché la sua speranza è di essere assunto da un principe e al più grande di tutti, che è il Papa. Dunque c'è questa ambiguità, e insisterei molto su questa categoria di lettere semi-private di autopromozione, e questa lettera entra in questa serie, forse non è la prima, lui faceva lo stesso con gli ottimati fiorentini, quando si è trovato nel 1506 in situazioni un po' particolari, ad una la mano Salviati, a questi, scriveva per dire: vedete che visione io ho del mondo, non sono un semplice funzionario, e se mi affidano queste responsabilità è perché sono una persona che sa ragionare e che conta. Soltanto questa aggiunta. Jean-Jacques, sarebbe interessante quella citazione buttata lì che lui ha scritto il principe, secondo me va letta nella chiave che dici tu, butta lì apparentemente in modo casuale però una cosa che ha un senso preciso. Certo, lui non sapeva che sarebbe diventata l'opera del mondo, però in quel momento dice: guardate che ho scritto anche un trattato sul principe. Cioè, a noi sembra una cosa messa lì in passant perché la vediamo con i nostri occhi, ma lui voleva far sapere che mentre in quel caso aveva anche meditato sulla politica, aveva scritto un'opera del principato, voleva dire qualcosa, come dice. Quindi, e noi che la vediamo come una cosa messa lì per caso, insomma, no, ma in realtà lui voleva far sapere che aveva scritto una cosa così. Fa sapere che poi l'aveva scritto non solo per ragionare sui principati, ma che lui poteva essere, è una sua patente che presentava. Sono capace di consigliare un principe, e questo è il messaggio che manda al Vettori. Il Vettori invece, molto prudente, non farà quello che spera, ma questo insomma. Bene, grazie moltissimo a Neil, grazie anche a Jean-Jacques e a Gianmario che appunto hanno discusso e animato con queste riflessioni ulteriormente il nostro incontro. Chiedo se c'è qualcun altro che ha voglia di intervenire, di fare qualche domanda, anche se ormai il pomeriggio, come dire, volge alla fine, l'ora è tarda, però se qualcuno ha desiderio di intervenire ancora, se no Gianmario direi che possiamo ringraziamo per l'attenzione, no? Sì, ringraziamo senz'altro per l'attenzione, poi diciamo tutti coloro che ci hanno ascoltato e che sono intervenuti, ringraziamo il professor Tega, il presidente dell'Accademia, che è stato presente con noi. Insomma, con questo dittico di ieri con il contributo di Neil Harris e di Paolo Tinti e oggi con questa, diciamo, altre voci che si sono avvicendate, come abbiamo dialogato appunto di libri e coi libri in un certo senso. Va bene, allora vi ringrazio, ringraziamo tutti e buona serata. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti.